Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, è un enorme piacere e congratulazioni per l'iniziativa, per il rapporto che ho letto con grandissimo interesse. Come è stato detto, io mi occupo alla Commissione Europea del digitale a 360 gradi, quindi le sue politiche, le norme, le tecnologie, gli investimenti e ovviamente negli ultimi tre anni, un occhio particolare in digitale l'ha dovuto avere per la salute, soprattutto nella gestione giorno per giorno in prima linea della pandemia con Sandra Gallina, che ci ha portato dalla quella che io chiamo la teoria, le belle parole, eccetera, a confrontarci con problemi reali, come per esempio fare un certificato vaccinale per 500 milioni di cittadini in due mesi e farlo in maniera che funzionasse e fosse interoperabile, come per Sandra far funzionare il sistema vaccinale, il piano di vaccinazione. Quindi abbiamo un po' cominciato, come i soldati buttati al fronte, a comprendere molto meglio di che cosa si parla. E indubbiamente adesso in prospettiva, un po' leggendo anche questa nostra esperienza, si parla certamente del futuro di tutti noi, perché ovviamente il futuro di ciascun essere umano è legato alla salute e un futuro sostenibile. Il Monsignor Paglia diceva che bisogna rovesciare il paradigma della salute e noi dal lato nostro come Commissione Europea non possiamo che essere d'accordo. Il paradigma attuale della salute è: la persona va verso il servizio sanitario, quindi questa è la direzione. Questa direzione significa pronti soccorsi affollati, significa difficoltà di curare chiunque e soprattutto significa una spesa alle volte incontrollata e forse non direzionata bene. Quindi vengo per esempio a migliorare l'assistenza a casa e soprattutto migliorare la qualità dell'assistenza, cioè passare da un'assistenza tecnica, magari data male al centro, a un'assistenza più personalizzata, per liberare più risorse per l'assistenza invece sociale, a tutto tondo. Perché ovviamente se si riesce, soprattutto per la popolazione più anziana, ma anche da prima, a seguire la vita della persona anche sul piano dello stile di vita, di che cosa mangia, come si muove, eccetera, si prevengono tante patologie e soprattutto si rende il sistema da una parte più a misura d'uomo, ma dall'altro più sostenibile. Il Giappone è stato detto è il paese più vecchio al mondo ed è ossessionato dal tema della digitalizzazione della salute. Il secondo paese più vecchio al mondo è l'Italia. E questo convegno fa capire, e questo bene, che questa priorità, e lo vediamo anche negli investimenti del piano di rilancio, c'è adesso questa consapevolezza anche in Italia e c'è in Europa. Quindi l'Europa si è dotata di una proposta di regolamento che va esattamente in linea con quello che si discute oggi, che è lo spazio europeo dei dati digitali. Questa nuova salute, quindi la salute che va verso il cittadino, funziona solo se ci sono le tecnologie e ci sono le possibilità di farla veramente, non solamente a parole. La questione fondamentale è riuscire a avere per ciascun cittadino una cartella digitale sanitaria. Perché senza quella non si va da nessuna parte. Perché? Perché si parlava prima di telemedicina. Io la telemedicina la facevo tanti anni fa, via satellite, tante belle cose, ma in realtà erano due persone e si parlavano. Il salto di qualità la telemedicina lo fa se l'operatore sanitario ha a disposizione i dati del paziente, che significa lo storico, tutte le immagini mediche, le incompatibilità, le allergie, tutto quello che è la nostra storia sanitaria, che in questo momento, come credo tutti io poi che ho vissuto in diversi paesi, ma credo tutti voi ce l'abbiamo dispersa in vari database di vari ospedali, vari posti, un dottore di famiglia, magari un'altra cosa qua là.
Ecco, però questo non è normale nel mondo digitale. Noi abbiamo queste potenti piattaforme che ci mettono tutto a disposizione subito. Abbiamo il nostro conto banca sul telefonino. Mi sembra assurdo che abbiamo una tale panoplia e una tale cacofonia di dati sanitari. Il motivo è che negli anni si è sviluppato un sistema assolutamente incompatibile di dati sanitari. Un sistema, saluto il ministro Messa, un sistema che sostanzialmente non consente l'integrazione. Se non è consentita l'integrazione dei dati sanitari, ovviamente non c'è assistenza e soprattutto non c'è assistenza a casa. Quindi il paziente che diventa padrone dei propri dati è l'elemento fondamentale di un sistema sanitario moderno, è quello che fa fare il salto di qualità, è quello che permette una riduzione della spesa intorno del 20-30%, in Italia parliamo di 2-3 punti di PIL, quindi parliamo di questo ordine di grandezza, è quello che permette a una popolazione che diventa più anziana di liberare risorse per l'assistenza. Quindi l'adozione di uno standard comune per i dati sanitari è una battaglia fondamentale per l'Europa, per questo l'Europa ha presentato questa proposta di regolamento, ed è una battaglia che noi intendiamo, come abbiamo, stiamo un pochino vedendo la fine, del, anche se con ancora tante turbulenze della fine di questa pandemia, vogliamo assolutamente, al di là di questa pandemia, continuare su questa strada. Quindi utilizzare i dati in una maniera tale per cui la salute va verso il cittadino, non verso il cittadino verso i servizi per la salute. Questo è l'elemento più importante, se mi permettete, almeno dal punto di vista dell'innovazione, della proposta sul regolamento dei dati digitali. Ora lo direte, ma in Italia qualche cartella clinica digitale c'è, ma questo è proprio il problema. Cioè, di nuovo, se la cartella clinica del Lazio non è compatibile con quella della Lombardia e non è certo compatibile con quella della Francia, della Spagna, eccetera, non parliamo di uno spazio comune, non parliamo di accessibilità dei servizi sanitari, parliamo di un sistema molto frammentato e molto costoso. C'è un altro elemento importantissimo, che è l'altra dimensione dell'avere una cartella clinica unificata. L'elemento importantissimo è quello della gestione della politica sanitaria, quindi del controllo della spesa sanitaria, perché con, diciamo, una cartella clinica unificata nelle mani del cittadino, al tempo stesso si ha una percezione molto più precisa di quello che è l'andamento globale della spesa sanitaria, il controllo della spesa sanitaria. Anche paesi che hanno fatto molti passi in avanti, più dell'Italia, sulla cartella digitale unica, non hanno ancora un controllo completo della spesa, perché ovviamente il sistema della salute in Europa è molto distribuito come lo è in Italia. Però in una situazione in cui la popolazione diventa più anziana, la spesa sanitaria diventa esponenziale, questo diventa uno degli strumenti della sostenibilità del sistema sanitario più importante. Quindi a livello di politiche sanitarie avere la cartella digitale unificata, la stessa, è importantissimo. È importante anche per quanto riguarda l'uso dei dati sanitari che si può fare per migliorare la ricerca, per migliorare, per trovare nuovi farmaci oppure per utilizzare l'intelligenza artificiale. E lì veniamo di nuovo all'esperienza del Covid. Durante il Covid abbiamo messo in pista rapidamente l'intelligenza artificiale, l'abbiamo donata agli ospedali europei, sistemi di intelligenza artificiale che potessero riconoscere da subito segni di polmonite bilaterale e quindi accelerare il triage dei pazienti. In alcuni ospedali italiani hanno rifiutato il dono della Commissione europea. Perché? Perché il direttore amministrativo ha detto: e che responsabilità mi sto prendendo in questo momento? Io non, è una tecnologia nuova, se succede qualche cosa poi sono responsabile io. Dice: ma è un regalo. Sì, il regalo ce lo fate, ma la responsabilità è la mia. Ecco perché servono delle regole comuni.
sia sull'utilizzo dei dati, sia sulla responsabilità dell'intelligenza artificiale, che è l'altro pezzo, diciamo, importante, fondante della costruzione europea, il regolamento che speriamo venga approvato nei prossimi mesi, perché ci sono due questioni molto che frenano questa rivoluzione copernicana. La prima è che tutti si sono dotati di sistemi informatici incompatibili, soprattutto in Italia, ma non solo. Quello che è stato fatto col certificato Covid è stata una rasoiata rapida e direi indolore, perché è durata pochissimo, in cui tutti ci siamo trovati con un dato sanitario compatibile a 500 milioni di cittadini, 3 miliardi di certificati Covid emessi e adesso 70 paesi che hanno usato lo standard europeo. Perché lì non c'era scelta, o facevamo così o rimanevamo tutti a casa chiusi tappati. E allora la spinta è stata tale che in 3 mesi si è fatto quello che non si è fatto in 20 anni. Per il resto della salute, immagini, referti, cartelle cliniche di dimensione di ospedali, c'è una panoplia infinita di standard, di sottostandard, eccetera. C'è una raccomandazione europea che c'è, che può essere seguita, ma nessuno più o meno ha un incentivo a farlo. Quindi le regole in questo caso aiutano. Le regole aiutano ad adottare una cartella clinica unica, aiutano ad adottare l'intelligenza artificiale, aiutano i ricercatori, sia quelli pubblici e privati, a avere in forma anonima i dati per cominciare, diciamo, una fase differente. Senza l'intelligenza artificiale e i big data non avremmo avuto la generazione nuova di vaccini mRNA. Quindi un sistema moderno della salute non è un sistema moderno senza i dati e l'intelligenza artificiale. Questo ormai con la pandemia è un dato assodato. Quindi il fondamento dell'architettura europea è, da un lato, un sistema uniforme dell'uso dei dati con degli standard comuni che permettono la cartella clinica digitale e il suo riuso, l'uso delle tecnologie più avanzate, gli investimenti e appunto un set orizzontale di regole comuni che evitino che appunto un direttore di un ospedale dica: ma io la responsabilità non me la posso prendere.